a riprendere con grande determinazione la campagna di vaccinazione, tutti, anche perché ormai noi somministriamo soltanto vaccino Pfizer e Moderna, per i quali non credo ci siano stati problemi su milioni di somministrazioni che abbiamo fatto. È precisa e definita la strategia anti-Covid del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che rilancia la necessità di riprendere la campagna vaccinale partendo dai giovani, ma senza risparmiare gli over 60, fino ad oggi sfuggiti alle convocazioni in campagna. De Luca, a margine della conferenza stampa, nella quale questa mattina ha presentato, definendosi emozionato ed orgoglioso, il nuovo progetto del Pala Salerno, ha colto l'occasione per rispondere a Matteo Salvini, che lo aveva schernito sull'obbligo di indossare le mascherine, ha citato il video della discoteca di Salerno postato da Selvaggia Lucarelli e ha accusato il governo e il Ministero della Salute di essere stati latitanti sulla gestione dell'emergenza Covid, lasciando tutto nelle mani delle regioni. In Campania le mascherine sono state sempre obbligatorie, non abbiamo mai seguito nella sua irresponsabilità il segretario nazionale della Lega. Questo signore che sta dando prove veramente di una irresponsabilità senza limiti. Mi hanno mandato un video di una discoteca che è sul litorale salernitano, dove si vedono centinaia di ragazzi senza mascherine, uno sull'altro. Questa realtà è una realtà diffusa in tutta Italia. Altro che apriamo le discoteche. Oggi abbiamo altri 200 e più positivi. È vero che sono asintomatici, in larga misura, però è vero anche che se continua questo trend, prima o poi avremo anche gli ospedali occupati. Dobbiamo essere responsabili. Domani definiamo un piano specifico di vaccinazione per quanto riguarda la popolazione studentesca. La preoccupazione che abbiamo oggi è questa. Fra un mese e mezzo, due mesi, si apre l'anno scolastico in presenza. Se non avremo completato la vaccinazione del personale scolastico e della popolazione studentesca, quello delle scuole diventa un altro focolaio formidabile di diffusione del contagio. Siccome quest'anno vogliamo avere le scuole aperte con i ragazzi in presenza, è chiaro che dobbiamo completare la vaccinazione al di sotto dei 18 anni. Ed è questo l'impegno delle prossime settimane. De Luca si è impegnato a rintracciare gli over 60 ancora sfuggiti alle convocazioni, ma non ha mancato di lanciare stilettate contro il governo nazionale per la sua gestione dell'emergenza. Cercheremo di rintracciare per quanto possibile anche gli over 60. Tenete conto che noi abbiamo già convocato almeno tre volte le persone di età superiore ai 60 anni per completare la campagna di vaccinazione. Ora è vero che il governo nazionale ha fatto una comunicazione sul piano dei vaccini disastrosa, che ha creato soltanto incertezze. Non se ne sono accorti neanche gli osservatori. Leggevo stamattina le cose che scriveva Sabino Cassese, che sono autentiche stupidaggini a proposito del rapporto fra Stato e Regioni. Sul Covid hanno retto le regioni, perché lo Stato italiano non esiste. Il Ministero della Salute in pratica è stato sciolto. Abbiamo capito che di fronte a questa nuova ondata di Covid o ci vacciniamo o ritorniamo in lockdown. Non c'è niente da fare.